soprattutto la pace sociale. Cioè la pace sociale sta a significare capire le differenze, capire gli altri, ma avere soprattutto la forza e la capacità di ascoltarli. Noi questo messaggio lo vogliamo iniziare da questa sera per questa edizione particolare della festa degli innamorati. Noi oggi ufficialmente apriamo le festività in onore del nostro santo patrono, San Bandino Pratemata. Abbiamo voluto fare con questa serata molto particolare, molto emozionante, e l'abbiamo voluto fare presentando il libro di Franco Pastore, che lo inviterei qui dal mio fanico, magari fare il suo pensiero. Lui si dedica molto, lui oggi vive a Salerno, però ha scritto tante di quelle cose. E un altro progetto che stiamo mettendo su è quello di fare una rassegna teatrale con Delusione, dove in effetti racconti personaggi che ancora vengono di questa realtà, molto divertenti, ma molto carichi di passioni e che in effetti sposano bene con la realtà. Io credo che questo sia un grande esempio di umanità, un grande esempio di un uomo che ha vissuto una vita e vive una vita intensa, arricchendola di cultura, ma di passione, ma soprattutto dicendo una cosa importante, che le radici, le proprie origini sono fondamentali, importanti, e non si sottrae quello che rispetti e il confronto. Lui lotta quotidianamente rispetto a tutto questo e lo fa in che modo? In maniera molto semplice, aleggiando l'amore, dicendo soprattutto che tutto si può se abbiamo la capacità di stare insieme e se ci vogliamo bene. È vero, Franco? A te la parola. E penso che il microfono a me con la mia voce proprio non servita. Perché un libro dedicato a San Valentino Torio? Perché San Valentino Torio oggi è un punto di riferimento, della cultura. Perché? Perché c'è il sindaco Luinelli Felice, che io conosco da tanti anni, che è un mecenate dell'arte. Ma che significa essere mecenato dell'arte? Significa capire che l'arte è importante, che la cultura regge il mondo. In altri termini, signori miei, io posso vedere il più bel tramonto del mondo e non ho la cultura per capirlo, e il sole tramonta inutilmente per me quel giorno. E allora, oltre le stelle. Perché oltre le stelle? Perché è l'amore che ci porta su, ci porta oltre la bruma della quotidianità, ci porta sempre più in alto, ci porta proprio nelle stelle, dove noi viviamo la nostra esperienza e dove tutto quanto diventa ricordo e si conserva nel diverticolo della nostra mente. E che cos'è il ricordo? Il ricordo è la nostra vita passata, il ricordo è anche il presente che possa diventare un buon ricordo, e sul ricordo che poi poggia il futuro. Io non vorrei, con questa bella musica che abbiamo ascoltato, riempirvi di parole, sarebbe antipatico. Vorrei leggervi, innanzitutto io ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale, l'associazione che ha voluto quest'opera, e questo ne va a vostro vanto, io lo conserverò nel cuore e canto. Vorrei dedicare al sindaco, al paese e ai presenti la dedica che ho fatto a San Valentino Torio, paese dell'amore. La vogliamo far leggere a quella bella signorina che aveva il timbro giusto e poi è più morbida la voce delle donne, no? Io nel frattempo volevo un attimino ringraziare innanzitutto la Fondazione per il Martire, che grazie appunto a questa istituzione che il Comune ha la possibilità di realizzare tutto questo. Ringrazio appunto il Presidente qui presente, il Dottore Stianese, il quale veramente si dedicano molto, ci supportano e ci sopportano pure rispetto a tutte le iniziative che portiamo avanti. Si dedicano, quindi rubano parte del loro professionale, del loro tempo, affinché queste cose sono. Vi ringrazio veramente di cuore sia Federico e sia Tommaso di tutti. Ricordi incessanti, come pisciglianti anelli, l'animo catturano ed il cuore.
rarefatte dal tempo, emozioni riemerse rinnovano la mia storia. Come ombre di memoria, sovviene l'infanzia con l'umido delle strade di basalto e più in alto, i balconi di rose, dove m'attendeva mamma mia. Era l'amor di casa e della terra mia che contornava tutto di poesia. Torna il passato nel canto del silenzio, ma i morti non hanno più voce. A questo punto vorrei far leggere dalla gentile signorina la chiusa del libro. Il cognato. Ecco. Desiderare un bacio, la carezza ruvida del tempo. È come chiedere forza di respiro, aria di vita, sì, per non morire. Ecco perché di notte, a cuor leggero, i sogno tutti i baci che ho avuto e dal ricordo prendo vita ancora, sin dalle prime luci dell'aurora.